saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi ritorniamo a parlare di macchine fotografiche. Lo facciamo con una Bridge, la Panasonic Lumix FZ48. Prima di iniziare, permettetemi di ringraziare la Ottica Starita di Piazza Pompeo Castelli a Milano, con la quale da questa prova incominciamo una collaborazione per quanto riguarda il test del materiale fotografico. Parliamo di questa macchina. Come dicevo, macchina che appartiene alla categoria delle bridge, quindi quelle macchine che, come dice il nome stesso, fanno da ponte tra il mondo delle compatte e il mondo delle reflex entry level. Una macchina che ha una struttura tecnica tipica da compatta per quanto riguarda il sensore e gli automatismi, ha un'ottica invece abbastanza evoluta che la avvicina un pochino al mondo reflex. Vediamo un attimo, macchina costruita completamente in plastica, ma un materiale plastico molto, molto pregiato, è molto bella al tatto, la plastica non appare lucida, sembra veramente ben costruita, non ci sono scricchioli, è veramente bella. Molto carino anche il grip utilizzato sull'impugnatura che aiuta appunto a una corretta impugnatura della macchina. Il cuore di questa macchina è un sensore CCD da 12 megapixel. Panasonic ha resistito anche qui alla tentazione di continuare nell'escalation dei megapixel, benché il sensore non sia un CMOS, comunque offre delle buone prestazioni. Elemento caratterizzante di questa macchina è senz'altro l'ottica. Come si può vedere, un'ottica che porta in dote un nome estremamente impegnativo, i vetri infatti sono Leica. Un'ottica fissa con un'escursione veramente importante. Stiamo parlando di un 24x, quindi un equivalente 25-600 mm, quindi veramente una portata impressionante. Come si può vedere anche da questa scritta, i vetri hanno un trattamento superficiale ai nanocristalli, quindi stiamo parlando di un'ottica veramente di pregio. Ottica che anche in virtù della sua potenza, bisogna di essere assistita da uno stabilizzatore che si prenderà cura di limitare al massimo possibile il micromosso che deriverà dall'utilizzo di focali così spinte. Parte superiore della macchina, possiamo vedere, partiamo di qui, tasto di scatto, qua sera al tasto di scatto abbiamo anche il leveraggio che ci permette di controllare lo zoom della macchina. Lo zoom ha una reattività maggiore o minore in base alla forza che applichiamo al movimento del leveraggio. Si accorgerà quando lo facciamo in maniera più, diciamo, più violenta, ci renderemo conto di una maggior velocità di uscita dell'ottica, viceversa potrà essere comandato in maniera, diciamo, più dolce, applicando meno forza. Tasto di avvio della modalità video che è in Full HD, quindi 1920x1080 punti. Siamo a 60 frame al secondo in modalità interlacciata, quindi una buonissima, buonissima qualità video. Passo un attimo da questa parte per far vedere che è presente un microfono stereo, che permette quindi acquisizioni di audio stereo durante le riprese video. Sottolineo che durante le riprese video si potrà utilizzare anche lo zoom ottico, quindi di fatto questa macchina, un po' come la gran parte delle altre bridge, può diventare una sorta di surrogato di una videocamera. Continuiamo con la disposizione dei tasti, abbiamo il tasto del focus, abbiamo il tasto di accensione della nostra macchina, una rotella che ci permette di comandare tutte le impostazioni di scatto della macchina, quindi possiamo lavorare in completo manuale oppure affidarci a una quantità infinita di modalità preimpostate. Vedremo di dirne qualcuna, le altre magari sarà bene provare a cercarle perché se no la prova dovrebbe durare mezz'ora. Cioè, veramente, questa macchina fa veramente di tutto per venire in soccorso al fotografo, sia a quello più smaliziato che al novizio. Troviamo qui anche
il flash che si comanda con un tastino che poi vedremo sul retro della macchina. Il flash ha anche una discreta portata, la parabola è piuttosto alta, quindi non va a interferire in nessun modo con l'ottica. Abbiamo anche una piccola luce che può aiutare la macchina nella messa a fuoco quando l'ottica va in difficoltà nella messa a fuoco. Sulla parte sinistra della nostra macchina troviamo anche un tappino di gomma sotto il quale potremmo anche trovare il collegamento HDMI della macchina per collegare la fotocamera a delle periferiche che supportino appunto l'alta definizione. Parte posteriore. Abbiamo mirino elettronico con risoluzione da 200.000 punti, un mirino elettronico che fa discretamente il suo lavoro, certo che rispetto ad alcuni mirini visti di recente su altre macchine mostra certamente un pochino il fianco. È evidente che una risoluzione così bassa abbia dei grossi problemi quando c'è poca luce. Comunque ci viene in soccorso in moltissime situazioni in cui abbiamo necessità di portare la macchina verso il volto per non muoverla troppo o in condizioni di forte controluce ci aiuta. È presente comunque la regolazione diottrica anche del mirino elettronico. Questo tasto open è quello che ci permette di aprire, come dicevo prima, il nostro flash. Abbiamo poi comando di commutazione da mirino elettronico a mirino ottico. Si vede, sì, eccolo lì. Qui abbiamo la possibilità di bloccare la messa a fuoco o il blocco dell'esposizione, una classica rotella per regolare alcune impostazioni. Con quest'altro possiamo scegliere quale tipo di messa a fuoco utilizzare, per esempio attivare la funzione macro. Tasto display ci permette di vedere tutte le informazioni presenti sulla nostra macchina, possiamo farle scomparire, possiamo far comparire il reticolo o decidere di avere sott'occhio tutti i parametri vitali della nostra macchina. Presente naturalmente anche il tasto di riproduzione dei contenuti che abbiamo acquisito. Durante la riproduzione dei contenuti, quest'altro pulsante ci permetterà di attivare il cestino qualora volessimo scartare qualcosa che non ci piace, o in modalità di acquisizione potremo accedere rapidamente ad alcune funzioni da modificare in maniera molto rapida. Presenti poi questi pulsanti messi a croce con controllo del valore dell'esposizione, controllo dell'ISO, tempi dell'autoscatto e anche qui delle funzioni preimpostate rapide. Il pulsante centrale invece ci permette di accedere al menu principale della macchina e funziona anche come conferma in determinate situazioni. Una delle cose che trovo assolutamente ben fatte di questa macchina è la disposizione dei tasti. Sono tutti piuttosto ben raggiungibili, sono tutti dove di solito si pensa di trovarli. E le cose veramente importanti ci sono, non c'è bisogno di andare con frequenza all'interno del menu della macchina per variare i valori fondamentali della nostra ripresa. Quindi assolutamente un plauso per la disposizione dei tasti. Nella parte superiore, come dicevo, troviamo questa rotella e anche qui un piccolissimo grip che ci aiuta a poggiare correttamente il pollice. Il pannello LCD invece è un pannello LCD da 3 pollici con risoluzione da 460.000 punti che ci aiuta sempre nelle nostre fasi di ripresa. In questo caso, rispetto all'FZ100 o all'FZ150, il pannello è fisso, non è orientabile. Che cos'altro dire? Parliamo di un paio di funzioni che potrebbero essere un po' così, potrebbero interessare un po' di più. Come dicevo prima, ce ne sono tantissime che troveremo all'interno della nostra macchina. Mi soffermerei sulla possibilità di utilizzare una modalità detta zoom intelligente che permette di enfatizzare la portata dello zoom, come se non fosse sufficiente avere 600 mm. La macchina esegue una elaborazione dell'immagine che aumenta la focale massima di circa il 30%, cioè viene moltiplicato per 1,3. In sostanza il nostro 600 mm diventa un 780 mm. Panasonic dichiara che questa elaborazione
avviene praticamente senza perdita di qualità delle immagini, quindi abbiamo un ulteriore boost della capacità di zoom della macchina. Se questo ancora non fosse sufficiente, abbassando la risoluzione della foto, possiamo addirittura salire a 37,5x o combinandolo con lo zoom digitale possiamo arrivare addirittura a 50x, cioè sfondare il muro dei 1000 mm di zoom. Non so, non tanto se serva, perché nella situazione può servire, come questa situazione sia gestibile per davvero, perché è vero che la macchina è dotata di uno stabilizzatore ottico, ma siamo veramente di fronte a dei numeri davvero quasi, quasi incredibili. Altra cosa che potrebbe essere interessante, una cosa che capita spesso di usare a me, dovendo rincorrere i miei bambini per fargli le fotografie, è la capacità di scattare in raffica. La macchina riesce a scattare a pieno formato circa tra 3,5 e 4 scatti al secondo. Il buffer non è eccessivamente corposo, quindi la raffica durerà un paio di secondi, in questo caso fino poi ad arrestarsi. Interessante è che abbassando la risoluzione delle immagini, questa velocità di scatto aumenta in maniera esponenziale fino ad arrivare a circa 10 scatti al secondo, quindi abbiamo veramente delle performance velocistiche davvero importanti che in alcune situazioni ci tirano fuori dai pasticci. Facendo un po' un riassunto di questa macchina, ripeto, non mi addentro oltre perché la quantità di funzioni a disposizione di questa macchina è veramente impressionante. Si passa dall'acquisizione delle immagini in 3D, ce n'è veramente tantissime. È una macchina che secondo me ha un ottimo equilibrio, molto ben costruita, relazionata alla categoria di appartenenza, ritengo che abbia veramente dei valori di eccellenza. Mi riferisco anche al fatto che Panasonic non è caduta nella tentazione di rincorrere alcuni concorrenti in numeri assurdi, sia nel numero di pixel concentrati nel sensore, sia in un eccesso di escursione della parte ottica, che poi crea veramente dei grossi problemi di gestione della stessa parte ottica, ma anche dei problemi oggettivi di qualità della nostra immagine. Validissima senza dubbio la capacità di acquisire video, ed è una macchina che non è né troppo grande né troppo piccola da trasportare. Macchine troppo piccole, a mio giudizio, mettono più in difficoltà che altro mentre si scattano le fotografie. Questa è una macchina che si impugna bene, molto gradevole anche da maneggiare. Cosa dire? Uno degli altri elementi dell'equilibrio è anche il prezzo. È una macchina che si può trovare anche a meno di 350 euro, quindi per il tipo di prestazioni che è in grado di regalare, direi che anche il prezzo, è interessante. Direi che ci possiamo fermare qui per non dilungarci ulteriormente. Ringrazio ancora davvero l'Ottica Starita per averci messo a disposizione questo esemplare per la prova. Vi invito anzi per qualsiasi cosa a rivolgervi a loro, troverete veramente una capacità e una competenza fuori dal comune in questo negozio. Vi ringrazio ancora e un saluto da Ivan.